Buongiorno a tutti! Allora, in molte mi avete chiesto un video sui pennelli dettagliato, quindi sarà un video abbastanza lunghetto, che dividerò praticamente in due. In questo video vedrete tutti i pennelli da occhi e i pennelli labbra e sopracciglia. Sì, e vabbè, ciglia. E in un altro metterò il video invece per quanto riguarda il viso, quindi la base e tutto. Prima di iniziare volevo fare una precisazione molto importante. Bisogna fare una distinzione tra i pennelli a setola sintetica e quelli a setola naturale. I pennelli a setola sintetica sono quelli adatti per le creme, quindi vi ci potete applicare i paint pot di MAC, le basi in crema della Maybelline, oppure le basi, i primer, o quelli della Essence, o quelli di Catrice, tutto ciò che è in crema. I fondotinta, magari se volete fare un'ombreggiatura con un fondotinta più scuro, tutti quelli in crema. Io di solito faccio così, metto prima il primer, poi faccio una base in crema leggera, non troppa crema perché sennò ci fa le pieghette lo stesso, e mi creo già la struttura del trucco. Poi ci vado a fare le polveri, cioè in ciglio ci vado a fare le polveri. Con le polveri si utilizzano appunto le setole naturali. Perché? Direte voi, perché sono uguali? Invece no, perché le setole naturali intrappolano il prodotto solo in punta, non fin dentro la setola, quindi prima di tutto consumate meno prodotto, meno polveri, e poi il prodotto non si disperde all'interno della setola, quindi rimane sulla punta e siete anche molto più precise. Altra cosa importante è, diciamo, la lunghezza. Più corti sono i pennelli, più saranno duri, più lunghi saranno, più saranno morbidi. Ad esempio questo qui è morbidissimo, e invece questo qui è duro perché ha la setola molto piccola. Ok, inizierò proprio con i pennelli a setola sintetica, e ce ne sono di tante misure. In linea di massima, quelli più diffusi sono quelli a lingua di gatto, che sono un esempio questo qui, spero si veda bene con lo sfondo scuro dietro, e è un pennello che, questo qui è enorme, di solito io non lo utilizzo per applicare le creme, se non a volte il primer, però è una cosa un po' indicibile perché vedete è enorme. Quelli a lingua di gatto sono appunto quelli d'applicazione. Questo qui è della Froline 38 e ne ho diversi perché comprai un kit tanti anni fa e mi ci sono trovata benissimo, specie con questi qui da occhi, quelli da viso invece no perché sono diventati duri, brutti, e ne ho parecchi, vedete, ne avrò persi per strada, comunque ce ne sono tanti. Mi piace da morire questo qui angolato, non so se riuscite a vedere, proprio per fare la piega precisa, e poi questi due piccoli che utilizzo maggiormente per sfumare la matita nera o marrone tra le ciglia, quindi per fare intensificazione infraciliare. Mi piacciono da morire perché riesco a essere precisa. Un altro pennello è questo qui della Emanuela Biffoli, che ho comprato un po' di tempo fa, e vedete però non mi piace tanto perché la setola è un po' muscetta, non lo so, non mi entusiasma, lo utilizzo solo quando ho tutti i pennelli sporchi. Altri pennelli sono quelli lì cinesi, diciamo di stramacchio, come si dice a Napoli, e praticamente sono questi qui, vedete, con, non so se avete già visto in giro questi qui con la cosa viola, e questi qui ne ho diversi perché ho pagato 50 centesimi l'uno. Questi qui mi trovo abbastanza bene, sempre per le creme, perché non vanno proprio bene per le polveri. E poi questo qui mi avete visto usare nel tutorial, quello che ho utilizzato per fare i palazzi, perché è piatto, quel tutorial, quello là del face painting, e mi piace tanto solo per la rima inferiore, non lo utilizzerei per sopra ovviamente perché è un po' troppo piccolo, poi la sezione di setola è così, non mi piace tanto. Adesso passiamo ai pennelli di applicazione a setola naturale. Vi anticipo che il mio preferito è il 239 di MAC, che è questo qui, se riuscite a vedere sempre così. Mi piace tantissimo anche quando lo bagno perché non si spampina, cosa che invece mi succede con quello Zoeva, che è il 234, ed è, dicono sia il dupe, ma io non credo proprio perché prima di tutto, vabbè, la lunghezza, vabbè,
fa niente, è più corto, però è tutto spampinato, già dopo il primo lavaggio è diventato un disastro. Io lo utilizzo comunque quando so questo qui sporco, quindi ok, va bene per un pennello in più, per un pennello nuovo, non lo so, forse lo consiglierei appunto a chi non lo fa di mestiere, quindi può essere una valida alternativa al 239 di MAC. Sempre di Zoeva ho questo qui piccolino che è il Smoonger, è di un kit piccolissimo da viaggio, è molto molto piccolo e ha le sezioni molto basse e lo utilizzo per la rima infracigliare sempre sotto per applicare la polvere sulla crema perché abbiamo detto che questi qui sono naturali. Credo questo sia naturale o quantomeno ci si avvicina tantissimo. Un pennello che però non mi piace tanto è questo qui di Essence, che non è sicuramente naturale, però ci si avvicina come genere. L'unica cosa che si spampina, ragazzi, cioè si apre tutto. Della Sigma ho due pennelli, le 70, che è questo qui angolato, che dovrebbe essere da sfumatura, ma è morbidissimo, non mi piace tanto la sfumatura. E questo qui che è le 55, che è piatto, sempre lì in un guadigatto, però tondeggiante. Questo qui mi piace tanto. L'unica cosa è che col passare del tempo è diventato un po' molle. Quando i pennelli non sono buoni di qualità, spesso succede questo, sono un po' moscettini, sono anche quando li bagnate, non sono buoni. Ve ne accorgete poi col tempo. Un pennello che mi piace tantissimo si chiama Cubo Beauty SP018, che è questo qui. E io feci la recensione tipo anni fa, mi sono trovata benissimo con questo pennello perché ha la setola abbastanza piccola, però è morbido perché è lungo e più lo vedete com'è. E mi piace tantissimo, specie per la parte iniziale dell'occhio. Quindi quando dovete applicare il prodotto all'interno dell'occhio usate un pennellino un po' più piccolo. Non andate col pennellone grande che fate zac, fate la stampata a uso panda. Quindi utilizzate il pennellino più piccolo. Pennelli a sfumatura. Pennelli a sfumatura ne ho quantità industriali perché sono i pennelli che non devono mai mai mancare nel vostro kit di trucco se ne avete uno. Oppure nel vostro beauty almeno un pennello a sfumatura lo dovete sempre avere. Il mio pennello preferito, senza dubbio, vabbè, è il 217 di MAC, che è questo qui. Questo qui. Allora, io vi volevo far vedere un pennello, il 217 di 4 anni fa e quello nuovo, sono praticamente molto molto simili. Questo qui è il vecchio e questo qui è il nuovo. Il vecchio si è leggermente spampinato ai lati, ma niente di così grave. Ok, pennelli che si avvicinano molto sono le 25 di Sigma, che io ho questo qui piccolino, che è molto molto simile, ed è praticamente lo stesso questo qui, che è il pennello doppio che è uscito nella palette Bare di Sigma, che dall'altro lato c'è il pennello a penna che adoro, perché io applico il colore con questo e vado a sfumare. Altro pennello che si avvicina è questo qui di Zoeva, che è il 227, solo che è tremendamente spampinato, si è aperto tutto, non so se vi rendete conto, e già dal primo lavaggio, stesso discorso di quello di applicazione. E pennelli che invece trovo molto molto validi sono questi della Delium, che è una marca americana che sta diventando abbastanza famosa anche in Italia. E questo qui è uguale a quello 217, il 776. È molto molto simile e invece quest'altro 765 che è leggermente angolato. Io comunque ho fatto una recensione, ve la scrivo, ve la metto giù nell'info box. Questo qui è identico a un pennello di MAC di una collezione vecchia e l'unica cosa non mi entusiasma per la sfumatura perché io adoro questo tipo di pennello, quindi questo qui mi trovo un po' in difficoltà. Altra cosa molto importante, io vi suggerisco, se mi seguite già lo sapete, di utilizzare due pennelli per la sfumatura. Con uno applicate e con l'altro sfumate, diciamo, i bordi, no? Per rendere la sfumatura graduale verso il sopracciglio, verso le tempie e così via. Questo perché se no vi portate prodotto appresso, cioè con il pennellino sporco di prodotto andate a sfumare, sfumare, sfumare e ve lo portate all'infinito. Altro pennello che mi piace da sfumatura di Zoeva è questo qui, 225,
e lo utilizzo come secondo pennello, quello pulito, diciamo, che fa il lavoro minore. Idem per quello di H&M, che è molto molto morbido e validissimo, costa poi pochissimo. Un altro pennello che costa pochissimo è quello della linea base di Elfo, che è questo qui. L'unica pecca è che con il passare del tempo diventa un po' tostino. Altro pennello che mi piace un po' meno è questo di Nevi Cosmetics, che è della linea London. Non mi piace tanto perché vedete è a punta e quando andate a sfumare è molto troppo preciso, quindi la sfumatura non esce omogenea, non lo adoro particolarmente. Sempre della Delium ho il 768 di questa linea gialla, che è a penna ma è durissimo, perché vedete che le setole sono basse, ma è durissimo e antipaticissimo, non lo utilizzo quasi mai praticamente. Sigma ho il Le45, che è questo pennello affusolato, vedete a punta. Inizialmente mi piaceva molto, cioè per sfumare, però poi dopo col passare del tempo mi sono resa conto che non ero precisissima, come invece sono con il 217 di MAC. Quindi è carino, però quando ho gli altri pennelli sporchi utilizzo questo qui. Due pennelli che invece sono nati come pennelli a sfumatura, ma che io utilizzo per fissare la cipria sotto l'occhio, sono questi qui. Allora, c'è questo qui di Sigma che è Le40, che col passare del tempo ha deciso di aprirsi sempre di più, e però già all'inizio, vedete, era grandicello. E quest'altro della linea, quella là colorata, nuova di Nivea Cosmetics, è il Teal Blending, che vi sconsiglio per l'applicazione del colore nella piega perché è abnorme. Lo consiglio invece per l'applicazione della cipria sotto l'occhio. Pennelli che sono sempre a sfumatura ma sono a penna, sono questi qui. Allora, il mio preferito sempre è quello di MAC, che è il 219, che è a punta ed è una vera punta perché vedete è dura. Invece questi qui, tutti e tre, sono a punta ma sono più morbidi, non riuscirete mai a fare una sfumatura precisa. Questo qui è di Sigma, è Le30 Essence, che intanto si è anche scolorito, e Zoeva, sempre di quella linea piccola che si chiama Pencil. Questo pennello viene utilizzato principalmente per sfumare l'ombretto nella rima inferiore quando fate gli smokey eyes, quando dovete essere un po' più precise, utilizzate questo pennello qui che ho sporcato, brava Simona. Pennelli da eyeliner che mi avete chiesto tantissimi, qual è il mio pennello da eyeliner? Allora, io utilizzo questo qui, sempre di MAC, che è il 210. Che è adorabile, il mio amore, me ne sono comprata due perché la disperazione del pennello sporco quando ti serve ti porta a comprartene due. Allora, io vabbè, tutti questi prodotti comunque li ho comprati in offerta di MAC, quindi c'è l'offerta, c'ho lo sconto, quindi li ho pagati di meno, essendo una professionista. È un pennello, vedete, sottilissimo, questo qui è il mio preferito, con questo riuscite a fare una riga d'eyeliner precisissima, quindi questi qui mi piacciono di più, quelli dovete vedere un po' voi come vi trovate, ci sono molte persone che si trovano bene con quello angolato, io invece mi trovo molto bene con questi qui piccoli, vedete, a punta. Questo qui è di Zoeva, c'ha la piega e mi piace molto, è comodo dell'applicazione, però a volte anche questo si spampina, non è precisissimo, ma lo adoro per applicare il rossetto, quindi faccio il contorno delle labbra con il rossetto usando questo qui e mi piace tantissimo. Altro pennello è questo qui di Sigma ed è Le05, però è troppo grande, è troppo cicciotto, non riuscirete mai a fare una linea precisa con questo. E poi ho questi due, c'ho anche un altro economico, quelli di 50 centesimi, comunque gli angolati, questi qui come ho detto prima non mi piacciono per l'applicazione dell'eyeliner, bensì li utilizzo per fare le sopracciglia con l'ombretto quando vado molto molto di fretta, faccio zac zac e si fanno subito. Un pennello che vi consiglio di acquistare è questo qui è di Sephora che ho pagato 11 euro e sto ancora piangendo, invece la Essence ne ha fatto uno identico che costa 1,90 euro per i glitter. Io ve lo consiglio perché quando utilizzate glitter sui pennelli non ve li togliete mai più. Quindi è meglio che utilizzate questi oppure dei cotton fioc. Ultimo
ultimissimi pennelli, diciamo penultimi, sono questi qui per le sopracciglia. Allora, io utilizzo questo che è sottilissimo per la nail art, lo utilizzo con l'eyeliner in cake, che è un tipo di eyeliner che si utilizza per fare i peletti ed è idrosolubile e lo adoro per fare le sopracciglia, cioè sono precisissima, faccio pelo per pelo, è un eyeliner molto particolare e professionale, difficile da utilizzare comunque. Poi ho questo qui di solito lo utilizzo per pettinare le sopracciglia, che è lo spazzolino classico. Questo qui di solito non lo utilizzo per le sopracciglia, bensì per togliere i grumi dalle ciglia, e anche se ci vorrebbe quello là, il pettinino di ferro, per questa funzione. Stessa funzione sempre della Delium Tools, il 731, che è questo qui a spazzolino, vedete com'è? E a volte tolgo i grumi così. Pennelli da rossetto sono praticamente tutti identici. Io vi straconsiglio questa tipologia qui, non perché è figa, ma perché l'ho pagata 1,50€ e sono quelli che si utilizzano per la nail art, anche se, cioè, non capisco, così. Questo qui è il numero 0102, boh, comunque sono questi qui, identici a tutti gli altri, marcati, non marcati, sono tutti uguali. Io vi consiglio però quelli a punta. Io spero di esservi stata d'aiuto ancora, vi mando un bacione, fatemi sapere se vi ritrovate con i miei utilizzi e fatemi sapere se vi sono stata d'aiuto soprattutto. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Preferisco un altro pennello per il contouring, quindi per essere più precisa, ed è questo qui, che è della Sigma sempre, ed è l'F35, vedete?